Sono qua. Sì, ecco. Buonasera. Bentornati. Siamo già arrivati all'ultimo appuntamento, mi sembra impossibile che... Spero non l'ultimo definitivo, questo almeno. Io avrei tante altre cose da discutere con voi, insomma, quindi, ma non dipende da me. Sarei curioso di sapere un po' le reazioni del tempo della suonata di Ives, dell'altra sera, che magari, non subito, ma forse alla fine di stasera qualcuno mi farà qualche commento. Magari se dovrei suonare e suonare la suonata intera un'altra volta, ma forse che non dovrei venire a suonare, ma anche, che vedremo. Bene, l'argomento stasera è probabilmente sotto alcuni riguardi quello che da tutte le conferenze, tutte le lezioni che ho dato qui tra di voi è quello che più mi sta a cuore, o almeno quello per cui mi sento più preparato, perché sta molto vicino alla mia tesi dottorato, insomma, argomenti molto che ho studiato moltissimo, quindi è che i rapporti tra analisi musicali e parlare sarà anche un po' diverso stasera, perché gli analisi musicali saranno in gran parte fatti solo nella luce di quello che discuterò, non saranno analisi tanto in sé stessi, un pochettino per Beethoven forse. Perché stasera discutiamo una situazione molto interessante, abbastanza storicamente molto anomala, che è questo periodo fine 800, comincia già magari 1860, sicuramente comincia, si potrebbe forse dire che comincia nel 1961 con la prima della versione di Parigi, da Tannhäuser di Wagner, e che va avanti anche fino alla seconda guerra mondiale, anche se il periodo proprio finisce con la prima guerra mondiale. E questo è un periodo quando la musica prende una posizione molto insolita, anzi direi unica, perché io dicevo già alla prima conferenza qua, storicamente la musica è un'arte secondaria, è un'arte che in quasi tutte le società, e anche nella nostra, dipendeva dalle altre arti, dalle altre discipline, che esisteva come appendice quasi ad altre cose, come danza o rito religioso, o cerimonie di ogni genere. E poi la musica nell'Occidente si è sviluppata come un'arte in sé, astratta, e che trovò in un certo senso il suo punto culminante, il suo momento di classicismo, chiamiamolo così, alla fine del Settecento, nella scuola viennese, Mozart, Beethoven, eccetera, eccetera. Però la musica sempre rimane anche lì, chiamiamo quella musica, quel periodo classico, perché è una maniera di confrontare il vero classicismo, che sarebbe il classicismo della scultura, della pittura, dell'architettura, del mondo classico, cioè del mondo ellenico e latino, insomma, Grecia e Roma. E così come tutti gli altri, musica barocca, si chiama barocca come una specie di legame, di punto di riferimento a quello che è veramente barocca, che sarebbe pittura, architettura, impressionismo e così via. Quindi in quasi tutta la storia la musica o esiste da sola o esiste cosa fa? Come il bambino che dice cosa ho fatto? O meglio, il bambino che dice non l'ho fatto io. Dimostra sempre che di fatti l'ha fatto. Quindi la musica che sta sempre un po' come il povero cugino delle arti. Invece, innanzitutto nella seconda parte dell'Ottocento, abbiamo un po' il regno supremo della musica. E nel senso che artisti di ogni genere, artisti di altre discipline, cominciano a voler copiare, avvicinarsi alla musica, copiare la musica, prendere dalla musica. La musica diventa non l'arte secondaria, ma l'arte primaria, l'arte che tutti gli altri artisti, e non solo artisti, vogliono adoperare in qualche maniera. E questa è la controcontaminazione di cui parliamo stasera, proprio il rapporto di
non di come la letteratura che ha fatto abbia influenzato la musica, ma come la musica e perché la musica e in che senso la musica ha influenzato la letteratura, per così dire, che è certamente l'arte principale, anche se non l'unica. Tutto questo periodo viene, secondo me, anche anticipato, come avviene non di rado, dalla filosofia. Già nel Kant e nel Hegel e innanzitutto nel Schopenhauer, che sono tutti e tre scrittori dell'inizio dell'Ottocento, c'è un senso che la musica ha certe qualità che mancano nelle altre arti e anche che mancano nelle altre discipline umane, che sono proprio uniche alla musica. E in parte è questa qualità che forse deriva dalla concezione della Ding an sich, dalla cosa in sé, che mentre l'oggetto fisico, come la scultura, o il palazzo, o il quadro, o il libro, guadagna moltissimo in plasticità, in verità, la parola significa quello che significa, il ha un significato giusto, il palazzo è pratico, è un oggetto che rimane nello spazio, la musica, essendo effemera, essendo solo un po' come un ideale, può forse rappresentare meglio la verità come essenza della verità. Questa concezione filosofica che già comincia, innanzitutto che comincia con Kant. E quindi loro cominciano, anche se nessuno dei tre aveva gusti musicali particolarmente sviluppati o maturi, Schopenhauer, che innanzitutto parlava moltissimo della musica come praticamente l'unica, insieme con la compassione, l'unica possibilità dell'umanità di uscire da un po' la trappola del rato, cioè di continuare ad andare avanti fino alla morte, disperatamente cercando di soddisfare gusti che prendevano appetito da loro stessi, quindi che erano da tutto insaziabili, una visione molto pessimista, molto nera dell'esistenza umana, che è praticamente l'unico raggio di speranza è la musica, perché la musica in qualche maniera è l'unica possibilità per l'uomo di scappare di questa trappola e di trovare un po' il senso dell'essenziale delle cose. Perché la musica è proprio quello che era sempre la debolezza della musica, la mancanza di forma concreta, la mancanza di significato preciso, la mancanza di plasticità, che effemera, che non rimane nello spazio, diventava per questi filosofi già un pregio. È tutto lì. Poi, cosa cambia? Se io qui ho fatto un piccolo elenco di personalità importanti della seconda parte dell'Ottocento, per cui la musica è fondamentale, cioè la musica è un aspetto delle loro creazioni, insomma, senza di cui non sarebbero assolutamente non sarebbero stati non solo i stessi, ma forse neanche artisti. Cominciamo cosa? Baudelaire, Mallarmé, tutti gli altri simbolisti, anche Verlaine, Rimbaud, Apollinaire, Nietzsche, Proust, Mann, Joyce, T.H. Lawrence, D'Annunzio, T.S. Eliot, Audrey Beardsley, Romain Rolland, Willa Cather, che è una spettacolare autrice americana che forse non conosce, questo sono solo qualche nome. E tutte queste personalità hanno tante cose in comune, anche che sono molto diversi, di molte discipline diverse, insomma, mettere, non so, T.S. Eliot e D'Annunzio insieme sembra. Però tutti e due sono ossessionati dalla musica e sono in una maniera o in un'altra ossessionati da un musicista in particolare, che era un po' la presenza titanica della seconda parte dell'Ottocento, che è Wagner. Piaccia o non piace, e non piaceva a tutti questi. Però come influenza, direi quasi simbolica, quasi emblematica, Wagner rimane il cuore di tutto questo argomento di stasera. Anche è perciò che per forza ci sarà anche Wagner anche nel programma. Perché? Cosa faceva, diceva, scriveva, rappresentava Wagner che aveva talmente coinvolto questi artisti che la musica, non necessariamente la musica di Wagner, ma la musica in vari aspetti diventa così centrale per la loro creatività?
Il primo è forse quello più superficiale, ma quello che era molto nell'aria e che forse lì Wagner ha anticipato semplicemente perché ha scritto. Wagner aveva un grande pregio e un enorme pregio, un enorme difetto, è quello di scrivere tutto. Scriveva tutto quello che gli veniva in mente. Era una di quelle persone che per creare doveva prepararsi al lavoro creativo scrivendo. E purtroppo non aveva nessun filtro come scrittore. Non aveva nessun autocritico, al senso di autocensura. E scriveva cose, che in una pagina ci sono magari due idee geniali, certe cose interessanti, e robaccia incredibile. E cioè non solo robaccia nel senso che ci fa schifo perché le idee ci sono ripugnanti, ma robaccia perché non ha senso, è stupido, è malmesso, mal concepito, mal ideato, ma tutto. Perché lui, e poi, quando poi passa dal saggistico all'opera creativa, alla musica, alle sue opere, lui il filtro l'aveva trovato. E difatti una delle critiche che qualche volta si fanno contro di Wagner, che è particolarmente ridicolo, è di trovare là dove nelle sue opere lui non segue quello che lui aveva detto nei saggi che avrebbe fatto. Questo c'è tutto un mestiere particolare il cui lavoro è basato proprio su questa opera, di trovare tutti gli aspetti che Wagner non segue Wagner. Ma il fatto è che non segue mai Wagner. Che l'azione di scrivere questi saggi è una preparazione necessaria per lui. Sarebbe stata una grande fortuna alla fine per il mondo, almeno sarebbe stata una grande fortuna per il mondo se non ci fossero stati alcuni di questi artisti, se le opere scritte di Wagner fossero state bruciate tutti, subito, così che avremmo avuto solo le opere d'arte. Ma ahimè non è stato così. Però dovrei aggiungere che certi, innanzitutto, Mallarmé e i simbolisti. Mallarmé, per esempio, che fondò il primo circolo wagneriano del mondo e la Revue Wagnerienne, prima rivista wagneriana del mondo, non aveva mai sentito una nota di Wagner e se ne vantava. Lui conosceva solo gli scritti di Wagner e l'idea di Wagner, e lui fu ispirato dall'idea, e che diceva che che sarebbe quasi spicciolo, quasi volgare ispirarsi proprio dalla musica. E poi lui aggiungeva che comunque lui era sordo, non sordo, così ci tagliano chi non ha preso la musica, chi era la sordi. Sì, ecco. Quindi dobbiamo essere grati per gli scritti, per quello almeno. Un aspetto dei scritti di Wagner, che lui anticipa e poi va un po' nel corrente dell'Ottocento, è questa idea del Gesamtkunstwerk, dell'opera d'arte completa, l'opera d'arte universale, un'opera d'arte che avrebbe incluso tutte le discipline. E questa concezione, che secondo Wagner sarebbe stato un ritorno, o meglio quasi un completare di quello che era la concezione del teatro greco. Perché il teatro greco per Wagner era non solo drama, ma era anche musica, danza, e poi più ancora, e questo fa molto parte dell'Ottocento, un rituale vissuto dalla comunità intera, che tutta la comunità ci partecipava e che aveva un significato per tutti gli strati della comunità, rappresentava quasi come azione religiosa. E questo fa parte dell'idea, che poi diventa sempre più importante proprio in questa seconda parte dell'Ottocento, e che è determinante per tutti questi grandi artisti nel loro fascino, amore per la musica, è il senso dell'arte, l'artista che diventa religioso, l'arte che prende il posto della religione. Cioè l'artista prende il posto del santo o del personaggio religioso, e l'arte in sé prende il posto della religione. E che difatti per molte di queste persone, innanzitutto esplicitamente per Proust, l'arte è la religione. Anche Wagner l'ha anticipato in tre saggi particolarmente antipatici, ma insomma anche lì c'è qualcosa di interessante dentro.
Kunst und Religion. Se veramente volete leggere qualcosa di Wagner che è odioso al massimo, leggetelo. Sarà anche tradotto in italiano, ma quello veramente. Ma però di questa concezione dell'arte. E quindi se l'arte, l'opera artistica, che avrebbe compreso tutte le discipline, avrebbe un senso per tutta la comunità umana, che avrebbe riempito, avrebbe soddisfatto quello che erano i desideri che avevano visto nascere anche la religione. Questo fa parte anche un po' filosofia di Feuerbach, di altri filosofi della prima parte dell'Ottocento, che dicevano che in un certo senso tutte le religioni sono vere, perché le religioni nascono dal desiderio umano per certe cose, quindi che trovano espressioni. E trovano espressioni come? Così arriviamo al secondo punto anche. Perché parte dall'unione delle arti, che diventa importante nella seconda parte, e quasi tutti gli artisti sono coinvolti, un'altra cosa comincia a essere molto importante per l'umanità nella seconda parte dell'Ottocento. Un po' più tardi, ma anche anticipato da moltissimi, abbiamo un personaggio molto importante che si chiama Freud, Sigmund Freud, e la scoperta dell'inconscio. E l'importanza per gli artisti, la conoscenza, il senso dell'inconscio, di tutto quello che è l'irrazionale, l'istinto, il metafisico surnaturale, il sonno, il carattere del sonno, tutto questo comincia a affascinare e anche ossessionare certi artisti, grandi artisti. Basta pensare un po' ai movimenti di pittura, per esempio l'espressionismo innanzitutto, ma in tantissimi campi, innanzitutto nella letteratura, questo è sempre innanzitutto nella letteratura. E lì credo che la musica abbia preso una posizione di superiorità netta a confronto delle altre possibilità, altre discipline artistiche. Perché musica, essendo astratta, la musica essendo non avendo una forma plastica, non avendo un significato preciso, è un po' il mezzo perfetto ideale proprio per esprimere tutto questo aspetto dell'esistenza umana che loro stavano scoprendo in quel momento, l'inconscio. È tutto quello che comprende l'inconscio. E quindi credo che questa tendenza, sì, verso l'arte completa, l'unione delle arti, ma verso la musica in particolare, fa parte proprio di quest'epoca. E quasi tutti i casi dei nomi che ho dato, non tutti, ma moltissimi, è proprio questo aspetto della musica, secondo me, che è forse principale, o il primo posto. E poi c'è un terzo aspetto, a parte l'unione delle arti, l'inconscio e l'irrazionale, e questo terzo è che anche è collegato con un personaggio molto importante, mentre l'inconscio è collegato con il personaggio di Freud, quest'altro è forse collegato con la personalità di Einstein, che viene un po' dopo, ma praticamente contemporaneo, e quello è la concezione del tempo. L'idea del tempo come una cosa che esiste in sé, come una vera dimensione, la quarta dimensione. Cioè il tempo non è solo semplicemente qualcosa che si vive senza pensare a cosa significa, ma è una cosa in sé, una cosa di importanza capitale, anzi forse la cosa di importanza più capitale di tutte. E pensare del tempo come una concezione in sé ci porta direttamente alla musica, perché in un certo senso la definizione stessa della musica è il tempo riempito, cioè l'arte che esiste non nello spazio ma nel tempo. Questa concezione di opposizione spazio e tempo, in Joyce, anticipo un pochettino per Joyce, abbiamo in Finnegan's Wake un po' questa idea dell'opposizione dell'umanità, di due tipi di umanità, due tipi di espressioni umane. C'è il fratello cieco, che sarebbe lui stesso, insomma, che è l'uomo orecchio, l'uomo tempo, homo tempus si chiama. E poi c'è il suo fratello, il suo rivale, il suo nemico, che è l'uomo spazio, che sarebbe il pitone, l'uomo occhio. Lui è identificato con l'occhio, Joyce, che era cieco, si identificava ovviamente con l'orecchio, con la musica. E la musica contro il resto, perché la musica è il regno del tempo. E l'interesse del tempo diventa molto importante,
tutto sommato, qual è forse il capolavoro letterario di tutta questa epoca? Forse uno, almeno secondo me, il capolavoro di tutti i tempi della letteratura è À la recherche du temps perdu, del tempo perso. Anche basta pensare alla Montagna Incantata, ci sono capitoli dopo capitoli dove lui, l'oceano del tempo, che lui parla del tempo come concezione in sé. Quindi a parte tutte le allusioni precise alla musica, questa ossessione col tempo porta, secondo me, molti dei grandi artisti verso la musica. Quindi abbiamo un po' il fondamento, secondo me, perché la musica nella seconda parte dell'Ottocento ha talmente dominato, ossessionato tanti grandi artisti di altre discipline. Dunque, arriviamo al secondo punto, è che come artisti di altre discipline hanno adoperato, hanno usato, hanno sfruttato effetti musicali o la musica in sé nelle loro opere. Questo sarà un pochettino anche il contenuto del programma di stasera, ma parliamo prima in termini un po' più generali. Il primo tipo di usanza della musica è quello più tradizionale, è più collegato, è più anche che poteva esistere, e difatti fino a un certo punto è esistito anche in letteratura, tra virgolette, normale. E quello è di utilizzare la musica come una forza sociale, come un elemento della società umana. Per esempio, Tolstoi, che ha scritto molto sulla musica, anche un pessimo critico musicale, insomma, però interessante, ha scritto cose terribili contro Beethoven, per esempio, e anche contro Wagner. Però lui, nella Kreutzer Sonata, che è una sua novella, la musica diventa un elemento sociale che rappresenta tante cose, un po' complicato come faccenda, però è un elemento, scusate, più che altro come un ossequio verso la società. Abbiamo anche questo, per esempio, uno delle tante use della musica in Prus, che per esempio nella società prussiana la musica è un elemento dei salotti, e il tipo di musica che viene suonata nei salotti caratterizza i salotti, e che lui per esempio fa, questa è tecnica letteraria molto anche comune in quell'epoca, cioè i salotti wagneriani contro i salotti non wagneriani, poi diventano specchio ai salotti o la società Dreyfusa, e la società pro e contro Dreyfus, diventa poi ovviamente l'antisemitismo, poi tutta un'altra serie di elementi molto più normali per la letteratura, cioè discussione del carattere della società e il frutto normale della letteratura. E invece lo vedono anche in termini musicali, anche questo Willa Cather, anche questo, insomma, ci sono tantissimi casi, anche in un certo senso lo stesso Nietzsche, anche se lì, sì, Nietzsche vede, per esempio, quando Nietzsche, sa che la prima opera di Nietzsche importante, come si traduce in italiano, La nascita della tragedia, si dice così, è un inno a Wagner, che lui ancora stava sotto completamente, era amico di Wagner, che era completamente dominato e anche forse un po' incantato, troppo incantato. E poi si liberò di Wagner, ha scritto un sacco di libri contro Wagner, c'è uno che si chiama Nietzsche contro Wagner, poi l'Anticristo, soprattutto che Wagner diventa veramente per lui un simbolo di tutto quello che lui deve, di cui si deve sbarazzare, deve eliminare, anche se lui continua a rimanere un amante fervente di Wagner, lo dice, dice anche come si chiama? Addio agli idoli. L'ultima cosa sua, dice che la sua vita, la sua esistenza sarebbe stata inconcepibile senza Wagner, e che si considera innanzitutto fortunato di aver vissuto insieme con questo gran uomo. Insomma, pare che le sue ultime parole fossero i Fabian Elendorfer geliebt, l'ho sempre tanto amato, insomma, che lui, l'ultima cosa che lui fece prima di arrivare in modo definitivo in manicomio fu di scrivere una lettera a Frau Wagner, Cosima Wagner, firmandosi
come suo marito, insomma, come se fosse il marito di lei, insomma tutto, che lui, il fascino per Wagner rimane completamente, però lui usa la musica di Wagner come simbolo di tutti i mali della società. Anche lì, questo non è l'unico uso di musica di Nietzsche, ma innanzitutto così. E quindi questo è musica come una forza sociale, simbolo di correnti sociali della società, è un uso che è molto comune. Il secondo uso, che è anche molto comune e che qualche volta diventa molto molto importante, sono le mere, qualche volta non sono mere, sono anche verissime, descrizioni di musica che appaiono direttamente in opere d'arte. Ne parleremo con Proust e Thomas Mann, ovviamente, ma ci sono anche in Lawrence, in D'Annunzio. D'Annunzio ha scritto due con descrizioni da Tristan, Willem Cather, dalla musica stessa, qualche volta, guarda, in Proust ci sono decine, se non centinaia di pagine che proprio descrivono musiche vere, musiche con nome del compositore, come Beethoven o Wagner, o una volta Schumann, anche Fauré, César Franck, e spesso musica finta, musica inventata, a cui lui dà qualità di compositore, cioè che musica dal compositore, perché anche questo, quello di inventare un compositore, ci sono tanti libri di quell'epoca nel quale un compositore è protagonista, non Proust, il compositore Venturi, che ha inventato, che ha scritto tutta una serie di cose, che probabilmente sono basate su cose vere, ma ovviamente c'è anche il Thomas Mann, Dr. Faustus, che l'ha detto il compositore, Adrian, si chiama? Levitin, grazie. Però ci sono tanti altri casi di compositori come personaggi in libri, che dà allo scrittore la possibilità di analizzare musica finta, musica che loro quasi compongono in testa. Ma se no, ci sono queste lunghe, anche analisi, proprio analisi testi di musiche fatte da dilettanti qualche volta, ma fatte per scopo, ovviamente, se lo fanno è perché vogliono dimostrare qualcosa di valore letterario tramite la musica. Prendiamo per esempio il caso della novella Tristan di Thomas Mann, che contiene delle pagine di una bellezza straordinaria, che descrive questa signora malata che sta dal sanatorio e suona lunghi passaggi dal Tristan alla pianoforte per questo scrittore, dopodiché praticamente muore, insomma, non proprio subito, ma quasi subito. È una storia anche ironica, piena di allusioni indirette, insomma, anzi, dovrebbe essere una specie di commedia nera, anche se credo che nessuno l'abbia letto proprio così. Però le descrizioni di Tristan sono lì, secondo me, perché Wagner l'amava tanto che cercava un pretesto per metterli. Poi un altro uso, sempre di Wagner, Thomas Mann, un altro uso di Thomas Mann c'è nella novella Zeldenblut, per esempio, che contiene lunghe descrizioni del primo atto della Valchiria. Lì c'è di netto anche perché è una critica sociale, che lui fa dei personaggi wagneriani paralleli nella famiglia che lui descrive in questa novella, che a proposito è un po' la famiglia della sua sposa o futura sposa, e quindi probabilmente una delle descrizioni non molto gradite a loro, sicuramente, innanzitutto perché la novella finisce con l'incesto, come nella materia finisce con l'incesto, cioè che l'opera diventa un po' il preludio, l'azione dell'opera che contiene l'incesto è il preludio dell'incesto vero che abbiamo nella novella. Quindi in questo caso è la descrizione della musica innanzitutto un parallele, situazione musicale che trova parallele nella novella, quindi tutto sommato più o meno la stessa cosa. Poi ci sono, lì arriveremo in altri termini, ci sono lunghe descrizioni, non solo di composizioni finte, in Dr. Faustus per esempio di Thomas Mann, ma anche ci sono, c'è in Dr. Faustus una lunghissima, un capitolo intero che contiene una conferenza di Kretschmar, una conferenza sulla 111 di Beethoven, è anche per quello che io finisco questo programma, questa serie con la 111 di Beethoven.
che è lì per una serie di motivi molto complicati, cioè su molti strati, che in parte perché dà a Thomas Mann la possibilità di scrivere su musica che lui ama molto, in parte perché ha questo pezzo in particolare, ha per lui, e questo ne parleremo quando arriviamo proprio al contesto, valori simbolici che lui vuole mettere in contrapposizione contro l'altra musica che verrà descritta dopo. Cioè, e quindi è tutta una serie anche di valori storici, perché siccome parliamo di Thomas Mann, ci sono sempre tanti strati, valori sociali, valori spirituali e poi valori storici molto concreti, perché come sapete Dr. Faustus è un triple allegoria, insomma, perché è l'allegoria di quello che Thomas Mann ha capito come la degradazione dell'arte della musica nel Novecento, di quello che poi stava succedendo in Germania, cioè la storia di Hitler e la presa in potere dei nazisti, insomma è tutto un po' messo insieme. E poi Dr. Faustus, ancora la storia di Faustus, che vende l'anima di ogni artista, perché Fausto diventa il simbolo di ogni artista, che vende l'anima o vende una parte fondamentale di se stesso per avere la possibilità di creare. Quindi abbiamo questa triste allegoria. E se, devo dire, se qualcuno di voi, dopo questa conferenza, dopo questo concerto di domani, andasse a rileggere, dico per cortesia, Dr. Faustus, o anche Tristan, o anche Belzebub, o innanzitutto alla Recherche du Temps Perdu, io mi considererei veramente un successo. Insomma, non potrei avere il successo più importante, secondo me. A far leggere una sola persona, Proust, è già per me un regalo impagabile, proprio il meglio. Quindi abbiamo descrizione, analisi e uso diretto del narrativo. E poi abbiamo il terzo. E il terzo è quello che mi interessa di più. Come gli scrittori, anche i pittori, ma innanzitutto scrittori, filosofi, poeti, possono utilizzare la musica nella loro arte. Prima c'era come elemento sociale, secondo era come analisi, come narrativo, come descrizione, e il terzo è di adoperare tecniche musicali direttamente, di ridefinire tecniche musicali in termini, diciamo, letterari. E questo mi piace molto anche perché è la rovescia della situazione normale. Per esempio, non so se vi ricordate, 2 anni fa parlavo dell'impressionismo musicale o dell'espressionismo musicale. Come i musicisti trovavano tecniche proprio molto precise, cioè nel linguaggio armonico, eccetera, eccetera, per riflettere, per evocare, per trovare uguali, più o meno, della pittura, che per esempio, ecco la pittura, vogliamo imitare certe cose, allora facciamo questo, che l'hanno sviluppato in maniere anche abbastanza, anche, credo, coscienti, che sapevano quello che facevano. E che così c'è stata un po' tutta la storia. E invece, qui abbiamo scrittori che prendono elementi proprio tecnici, musicali, e che li adoperano per la letteratura. E la tecnica, forse più importante di tutte, che gli scrittori in modi molto diversi hanno adoperato alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, e di nuovo, perdonatemi, non è colpa mia, wagneriano, è il leitmotiv. Non si traduce, credo che si dice proprio così in tedesco. Guardi, la definizione normale del leitmotiv è abbastanza ingannevole. Non è una cosa molto facile definire, anche perché dipende, anche nello stesso Wagner, l'uso è completamente diverso da un'opera all'altra. Cioè, il leitmotiv nel Ring ha una funzione e un uso del tutto diverso dal leitmotiv in Tristan o in Parsifal, per così dire, nelle prime opere di Wagner praticamente non c'è. Ma in genere il leitmotiv si definisce che è un elemento musicale che rappresenta qualcosa che è fortemente associato con un elemento del dramma, cioè un personaggio, un avvenimento, un oggetto, un'occasione particolare, una concezione. Il problema di questo è che è alla volta, questo è molto importante,
questo ora sto parlando di cose importanti, è alla volta troppo preciso e non preciso abbastanza. È troppo preciso in due sensi. È troppo preciso prima perché dà come scontato che la frase musicale rimanga lo stesso, sia sempre uguale. Cioè che abbiamo una frase e questo è questa frase. Questo è la motivo della spada, è così, eccolo. Ma nel 95% delle volte i leitmotiv sono in continua metamorfosi, sono in cambio completo, in sviluppo continuo. Anzi, probabilmente come tecnica musicale nasce in Wagner non tanto, o non prima, tanto come desiderio di imitare, di avere elementi nella musica che riflettono l'azione drammatica, questo forse secondaria. La forza primaria è che Wagner aveva una grandissima voglia di provare nella sua musica, nella musica delle sue opere, tutta la forza, l'energia e il senso organico che lui trovava in Beethoven e nei grandi classici, ma innanzitutto in Beethoven. E questo, secondo lui, era derivato direttamente dal fatto che Beethoven, utilizzando pochi elementi, pochi motivi, li sviluppa continuamente e c'è questa trasformazione continua del materiale nel tempo che crea questo senso di narrativo, forse questa grande potenza emotiva, potenza insomma in tutti i sensi. È quello che Wagner diceva, che il problema dell'opera oggi è che non adopera le tecniche musicali che danno alla musica la sua grande forza, la sua grande potenza. Quindi lui voleva, cioè, e quindi il raison d'être proprio dei leitmotiv innanzitutto è per cambiare, per sviluppare, per essere in continuo cambio. Ci sono alcuni che non cambiano, ma quelli sono come punti di riferimento in un paesaggio un po' kaleidoscopico, qualche punto fermo ci vuole anche. Quindi questo senso di cambio continuo di forma musicale, ma più ancora cambiano continuamente il significato. Né la forma musicale né l'associazione è stabile, è ferma. Anche quella è in continua trasformazione. E rimane giusto il necessario perché l'ascoltatore si ricordi, si prenda qualcosa da quello che ci sia un'associazione forse molto vaga, forse in trista, sempre molto vaga. In trista non ci sono i motivi con definizioni drammatiche molto precise, sono tutte abbastanza vaghe, tutte abbastanza, con forse due o tre eccezioni, non hanno, diventa veramente, è sempre abbastanza ridicolo dare nomi a oggetti che sono in sé, tante hanno carattere di proteus, in cambio continuo, ma quindi sia la forma musicale che la forma drammatica, il significato, l'associazione drammatica, è in cambio continuo. In un certo senso però, la migliore definizione del leitmotiv dobbiamo a Thomas Mann, perché Thomas Mann, a parte l'uso di musica e di Wagner in tanti suoi libri, anche ha scritto credo, 5 saggi su Wagner, i suoi saggi su Wagner sono infinitamente migliori dei saggi dello stesso Wagner, devo dire, non ci vuole molto. Ma lui ha questa definizione che trovo splendida, proprio splendida. Lui dice che il leitmotiv è la formula magica che permette all'artista di creare il senso del ora, dell'adesso, del presente, creando con ogni presente una serie infinita, progettando di passati e di futuri o vissuti o immaginati. Cioè che noi concepiamo, e questo siamo al cuore anche dell'idea del tempo, che siamo consci del presente solo in rispetto con un passato vissuto e un futuro progettato, senza di cui non esiste il senso del presente. E quindi lui, come scrittore, anche nel narrativo, anche nel romanzo più comune, adopera innanzitutto il leitmotiv per conservare a ogni istante del narrativo questo senso del presente, che noi siamo qui in questo istante proprio perché in ogni istante siamo in rapporto con un passato, con tanti passati e con tanti futuri eventuali. Questo è un uso abbastanza particolare, però ha molti paralleli con l'uso wagneriano, e un altro grande scrittore che
confessa che usa moltissimo i leitmotiv wagneriani in modo suo è Proust. In Proust l'uso però è un po' diverso, anche Proust è molto, anzi dal titolo stesso abbiamo il senso che le temps perdu, il tempo perduto, che il problema del presente, cos'è il presente? In Proust il presente non esiste non tanto perché non ha definizione senza passato e futuro, ma perché è annegato dal passato e dal futuro, che non siamo in grado mai di apprezzare il momento del presente, perché siamo così condizionati dal passato e così condizionati da quello che auguriamo o vorremmo o aspettiamo per il futuro. Quindi il presente, tutti i momenti della vita che potrebbero essere pieni di bellezza, non siamo in grado di apprezzarli, di averli, di conoscerli, perché siamo annegati con il nostro passato, i nostri passati, che non siamo neanche più in grado di apprezzare neanche quelli, perché noi possiamo apprezzare il passato solo con la coscienza del presente, che non è più in grado da sé di conoscere il passato. Cioè noi in Proust, e questo credo che sia anche molto vero, in Proust il passato non ci dice niente, il passato è vuoto, sterile e senza bellezza in sé. Perché come oggetto della memoria, come oggetto ricordato, è talmente condizionato da quello che siamo ora che ha perso tutte le sue qualità originali. No, pensiamo ai nostri nonni, e se pensiamo solo ai nostri nonni come concezioni di memoria, sono persone che hanno vissuto, ma non hanno più, non coinvolgono più il noi di oggi, il io di oggi. Invece, se entriamo in una stanza dove c'è l'odore, che era l'odore esatto della stanza della nonna, che non abbiamo sentito da 40 anni, siamo non solo, siamo assolutamente strafati, siamo annegati del senso della nonna, che vive per noi, ma non vive come ricordo, questo non è il ricordo, questo è le temps perdu, il titolo dell'ultimo volume del Proust, è proprio l'argomento che Proust trova. E l'arte, in particolare la musica, ha questa capacità di intrappolare il tempo, di eliminare tutto quello che lo rende impossibile per noi di apprezzarlo e di lasciarcelo, almeno per il momento, un momento forse molto efemero, nella sua bellezza, nella sua essenzialità, che in un certo senso non è tanto lontano dalla concezione di Schopenhauer verso la musica, solo che andiamo oltre. Quindi il leitmotiv come tecnica in Proust non ha talmente lo scopo di collegare ogni presente col futuro e passato, e Thomas Mann è un po' meccanistico, questo, ma in Proust è una maniera di catturare il tempo, cioè che come se il leitmotiv, non so quanto ce l'avete anche di fronte, cioè in mente, ma per esempio il leitmotiv delle pore in Proust, le pore della chiesa che vede da ragazzino, poi vede questi alberi che rappresenta per lui la bellezza intrinseca della visione umana di capire le cose che in cambio, che queste cuore che lui vede da ragazzo che sono, sembrano tutti dritti, e poi perché lui è carrozza, li vede un altro angolo, sembra tutto diverso, sembra più lontano, e l'Oriente, questa conoscenza di una gioia inafferrabile, enorme, che è la gioia della percezione e per lui anche della creazione. E questo diventa un leitmotiv, cioè nel libro, che si ripete tante volte in tanti termini diversi, sempre con la stessa idea. Quindi per lui il leitmotiv ha questo tipo di uso. Poi c'è un altro artista che ammette indirettamente l'uso di leitmotiv, forse quello anche più vicino a Wagner, più avanzato, Wagner più maturo. E questo è interessante perché uno che non amava Wagner, che è James Joyce. Difatti, confesso che la mia tesi, praticamente l'argomento è il rapporto tra il Ring del Nibelungo di Wagner e Finnegan's Wake di Joyce. Quindi ora siamo proprio nella mia materia. 30 anni fa, ma insomma, mi interessa sempre. Il leitmotiv in Joyce non è né quel meccanistico di creare un presente mettendo sempre fili in tutte le direzioni, verso il passato, verso il futuro, verso i tanti passati,
e tanti futuri, ma invece Joyce è molto affascinato, perché Joyce innanzitutto è affascinato dall'inconscio, dal sonno, dai meccanismi non razionali, e da come le cose, perché lui ha queste concezioni anche della vita umana, delle società umane, come cose che si ripetono infinitamente sia nella storia che nel tempo, che come già abbiamo in Ulysses, che è un giorno nella vita di persone del tutto anonime e comune a Dublino, che riflette tutta l'Odissea, riflette anche Ham, riflette un po' tutti i grandi argomenti umani, vengono riflessi ad ogni istante, in ogni momento, in ogni società, in ogni città, in ogni famiglia. E mentre in Ulisse mantiene il senso narrativo, e solo ci sono i paralleli, in Finnegan's Wake non c'è più il narrativo, non c'è più il senso di parallelo, è tutto un po' come questo oceano di temi, i grandi temi umani, che si ripetono senza riferimenti precisi, anche la difficoltà di Finnegan's Wake è proprio lì. Difatti Finnegan's Wake è una tentativa, forse non riuscita, anzi credo che ormai la storia abbia dimostrato non riuscita, perché nessuno è riuscito mai a andare oltre, rimane sempre un po' un punto di non partenza, insomma, Finnegan's Wake. Tutto sommato è stato pubblicato nel 39, quindi è vero che poi si venne la guerra, eccetera, però. E che Finnegan's Wake che toglie dal narrativo, dalla lingua, o cerca di togliere, tutto quello che è concreto, e di dare alla lingua scritta tutte le caratteristiche della musica. E di tutta la letteratura, anche poesie, mai scritto, credo che quella più vicina alla musica, in senso proprio stretto, è Finnegan's Wake. Perché cerca ogni concretezza di parole, di significato preciso della frase, del tempo, dello spazio, del narrativo, anche della parola stessa. Forse non sapete, Finnegan's Wake quasi ogni parola è scritto male, cioè per includere altre allusioni, potrebbe essere non... Forse in inglese una cosa, in danese una cosa, in italiano una cosa, in russo una cosa, chissà quale lingua, non si sa, non si può sapere. È una cipolla con ogni strato che rivela un altro e che non è all'infinito, è una concezione da labirinto dell'opera d'arte. Ma un'opera d'arte innanzitutto basata sulla musica, in quale i leitmotiv rappresentano questi grandi temi, questi essenziali dell'esistenza umana che si ripetono in milioni di versioni, in tutti i tempi, in tutte le lingue, in tutti i posti, sempre. E quindi sono i temi, e che lui crea una certa strategia, che vedremo ora, tra poco, poi, ormai, che riflettono un uso wagneriano, nell'ultimo Wagner, del Wagner più maturo, e proprio sempre quasi come Finnegan's Wake è un libro di sonno, un libro della notte, che è tutto nel meccanismo di sonno, che non si sa esattamente chi sogna, è un sogno. Non solo di sonno, ma di sogno, non si sa chi sogna, l'umanità sogna. Almeno se una persona che conosce 40 lingue, e innanzitutto la storia personale di James Joyce di Dublino, a memoria, ma però insomma è il sogno dell'umanità, se vogliamo. Va bene, quindi lui ha un'altra concezione del leitmotiv. Però tutti e tre, e anche tanti altri, anche per esempio C.S. Eliot, che adopera in un altro termine perché non è. Non sono romanzi, sono poemi, ma in Wasteland è un'opera molto musicale e anche wagneriana, più precisamente, anche se Eliot anche non amava molto Wagner. Cioè, in un certo senso, adoperare certe tecniche, adoperare una certa visione, essere quasi ossessionato dalle possibilità potenziali della musica di esprimere certi aspetti della condizione umana, dell'esistenza umana, non prescinde necessariamente dall'amore per un compositore particolare, o neanche dalla musica. Io che sappia, Eliot, un po' unico di questi casi, non era neanche tanto uno che amava la musica. Joyce sì, amava l'opera italiana, stranamente. E anche opere tipo Fermata, di Slocone, quelle cose mie, amava moltissimo. Bene, andiamo al programma. Il programma comincia con una grande rarità che praticamente ha scoperto il maestro Contrera, che ho suonato per lui 15 anni fa. E questi sono
questi capsule portrait de Perth, è che il programma è praticamente basato sulla presenza musicale di tre grandi scrittori, di Proust, Joyce e Thomas Mann. Proust innanzitutto la prima parte e Thomas Mann la seconda parte, e Joyce indirettamente anche nella prima parte. E questi testi, sì, avremo tra poco anche i quattro, ci sono poemi, non sono da concepire, e per quello che domani sera avremo anche il piacere di avere una lettura in francese dei poemi di Proust insieme con i testi, che la signora Bismuth che ci farà una lettura, e avrete tutte le tradizioni anche in italiano. Volevamo darli stasera, ma poi sembrava un po' lontano, perché né le poesie, né certamente le musiche non sono grandi capolavori. Abbiamo Proust e Rinaldo Hahn. Rinaldo Hahn, forse è un nome che non conoscete, era un giovane venezuelano, 2 anni più giovane ancora di Proust, cui famiglia si trasferì a Parigi, grande talento musicale, che divenne poi un po' un, come dirlo, un favorito di Camille Saint-Saëns, che aveva certamente un debole per i ragazzi un po' colorito, poi di paesi esotici, perché è un bel ragazzo, abbastanza esotico. E che poi Proust e Rinaldo divennero amici. Rinaldo Hahn era un po' un oggetto, un musicista di società, e che difatti fu lui in gran parte a introdurre Proust in questi salotti, che poi 10-12 anni dopo Proust tornerà per descrivere nella Recherche. Quindi molte delle scene che Proust descrive, e poi molte delle amicizie che sono fondamentali per i personaggi della Recherche, vengono di questo periodo, quando lui cominciava a frequentare questi due giovanissimi, bellissimi, sensibilissimi, molto femminili. Non c'è un minimo di dubbio di mistero sul tipo di rapporto che c'era tra Proust e Rinaldo Hahn. Rinaldo Hahn era forse il suo primo amante anche. Per quello, che c'è una cosa che forse leggerò, che io non sapevo che esistesse, che la signora Bismuth ha trovato per noi, che forse non dovrei leggerli, perché non sono molto bravo a leggere, ma leggo lo stesso. Leggo in francese o in italiano? In francese, di Souvenir. E questo non è sui i quattro pittori, ma su Rinaldo Hahn, di Proust. Du souvenir des yeux à l'oubli clair des soirs. Silence des regards, ou fril des dentelles, cet accent grave et doux comme des violoncelles, qui console l'exil et méprise les joies. Silence qui s'écue et qui parle adagio, aux belles, aux voix dormants, qu'éveilla Rinaldo. Pour qu'il en soit béni, souris à l'enchanteur, Rinaldo, si t'arrête, poète et chanteur. Et quasi imbarazzante, insomma. Allora, abbiamo, quello che importa per Proust qui è che abbiamo la possibilità di vedere un po' quello che sarà, poi saranno queste bellissime scene, brillantissime, con le descrizioni di musicisti, eccetera. Nella Recherche, Proust aveva 25 anni, Rinaldo Hahn aveva 23, quindi parliamo di due giovanissimi. Proust poi non è uno che aveva solo conosciuto quello che Proust aveva scritto fino ai 30 anni, non avrebbe certo potuto immaginare minimamente che si trattasse di uno dei più grandi geni di tutti i tempi. Anzi, non so se sapete la storia di André Gide. Dopo la pubblicazione del primo volume di Potere Sessuale della Recherche, fu nominato per il premio Goncourt. In Francia è semplicemente impossibile sopravvalutare l'importanza del premio Goncourt, tuttora in Francia. L'importanza che nessun premio, credo, nessun dominio artistico abbia nel resto del mondo. E Gilles, che era direttore del comitato, l'ha rigettato subito, senza neanche, dopo l'ha confessato, non aveva neanche guardato, perché lui conosceva Proust di quell'epoca e lo considerava come superficialissimo, un Gandhi effeminato,
un parvenu terribile, uno che un arrampicatore sociale nel senso peggiore della parola, proprio un nullità completo. E poi dopo l'ha letto, e difatti quando lui scrisse la lettera a Proust, annunciandogli che aveva vinto il premio Goncourt per il secondo volume, per Hanover de Gentilhomme, disse che è stato il più grave errore della mia vita, perché non l'ha confessato, aveva anche ragione, ma non l'aveva neanche letto, perché il Proust, è quello che è importante sapere, anche i giudizi sui pittori di qui sono a un livello ancora molto superficiale, però riflettono esattamente la società. Quello che è bello di questi pezzi e dei poemi che sono, ci sono attaccati è che fanno vivere proprio quelle scene di società che Proust poi ci dipinge nella ricerca. Dunque, i quattro pittori sono, ora vediamo, abbiamo, in effetti non sappiamo esattamente quali erano i dipinti esatti che hanno ispirato, scusate un attimo che vado a prendere gli occhiali, che hanno ispirato Proust e Renato Hunt, Proust fra i poemi e Renato Hunt le composizioni, ma questi sono tutti del Louvre, quindi è che Proust ha fatto questi dopo una visita del Louvre, quindi sono certamente delle possibilità. Questo è del pittore Albert Celt, che i francesi chiamano, come si chiamano? Suite? Suite? No, non è aiuto, ma sono Suite, credo. Che ci sarà, ce n'è uno anche agli Uffizi, credo. Non è molto tipico di lui questo qua, alla fine. Lui ha innanzitutto questi paesaggi, la parte inferiore piuttosto, la parte dietro, paesaggi tristi con tanto cielo, con tanti nuvoli, tanta pianura, infatti la pianura viene descritta in termini musicali abbastanza precisi nella composizione del testo che vedremo tra poco. Poi passiamo al secondo, che è Paulus Potter, anche lui fiammingo, tutti e due fiamminghi del 600, che dipinge innanzitutto animali. Questo animale qua, e poi scene molto tristi, questi due cavalli, e qui c'è una confusione che è molto, molto buffa nelle composizioni, che Hans forse non si ricorda o si confonde, perché Hans scrive questi due cavalli nel testo di Kuit, e non, io dico Pelt perché io parlo olandese, ma insomma qui non si dice, invece questo è anche Potter dipinge spesso gli animali. Poi andiamo al prossimo, sì, questo è un pittore molto più famoso, Anthony van Dyck, che poi ha vissuto anche 6 anni a Genova, ha dipinto tutta la grande aristocrazia genovese, questo ormai è dopo in Inghilterra, questo è insomma molto molto caratteristico, lui anche 600, andiamo avanti al prossimo che è ancora Van Dyck, che è un ritratto di sé, che è forse più vicino allo spirito della musica di Rinaldo Hahn, e poi andiamo all'ultimo, che è l'unico non 600, 700, Nietzsche 700, francese, Antoine Watteau, quello, io non ero convinto che fosse proprio quello, questo è l'embarcement en Citer, il viaggio ok, ho capito. Però ora che ho letto il poema narrativo dedicato proprio a Renato Hahn, credo che fosse proprio questo, perché c'è, quando dice pour qu'il en soit béni, souris en chanteur Renaldo, Citared sono quelli che fanno questo viaggio a questo paese delle meraviglie. C'è il poema, e questo conoscevano benissimo, Proust e Renaldo Hahn, il poema di Baudelaire, Invitation au Voyage, la tutte della beauté, luxe, charme, volupté, che parla di questa stessa concezione, del viaggio all'isola magica dei piaceri. E questo è di Watteau, che è l'unico francese, e come dicevo, inizio 700. Bene, ok, finito con le immagini. Io una volta ho avuto la fortuna di suonare questi quattro pezzi in un museo americano dove avevano quadri, di tutti e quattro, e avevamo i quadri sulla scena accanto al pianoforte. Questo è stato molto carino. Sì, molto carino. Dunque,
Vediamo un po' come Reinaldo Hahn. Domani sera avremo, come ho detto, il piacere di sentire i poemi di Proust. Giovanissimo Proust, non era poeta. Però sono carini, sono molto carini, fanno parte. E poi abbiamo, questo è così tipico di questo desiderio di quell'epoca delle unioni delle arti. Abbiamo insieme la società, cioè questi sono avvenimenti assolutamente da vedere come avvenimenti sociali. Cioè noi dobbiamo trasformarci domani dalla sala da concerto a un salotto parigino. Cioè, è una cosa inconcepibile fuori quel contesto, dove c'è pittura, letteratura e musica, tutto insieme. Questo fa molto parte anche dei simbolisti, è un'idea wagneriana, insomma. Dunque, ecco, come descrivere in termini musicali un paesaggio tutto piatto e quasi senza variazione? Da discutere se questo musicalmente è del tutto convincente, però almeno e poi abbiamo qui abbiamo il passaggio dove c'è la confusione tra della parte di Hahn tra Potter e Kitt, perché se andiamo qui dove è la mia famosa, eccola, ci voleva l'occasione di utilizzarla, se andiamo seconda pagina, ecco. Se andiamo qui, non so se leggete qui l'ultima riga, un peu lourd comme la coupe des chevaux flamands. Qualcuno sa qui cos'è la coupe des chevaux? No, era la sedere. Vi ricordate quel dipinto di Potter che aveva questi due cavalli che si vedeva proprio sedere? Ecco, quello. E si sa che, questo si sa di lettere di Proust e Reinaldo Hahn, che c'era una signora, una delle signore che abitavano a casa, che aveva i sederi anche un po' così, che loro chiamavano le cheval flamand. Eccola. E così via. Quindi qui abbiamo un'allusione molto. Questo, sì, questa signora a cavallo, giusto? Poi andiamo poi al secondo, al prossimo, che è Paulus Potter. E Potter innanzitutto, questo Hahn ha preso il senso di tristezza, in un linguaggio un po' tra Wagner e Salotto. È molto carino nel modo suo. C'è, ora che suonavo, pensavo, c'è un ritratto di Hahn, giovanissimo, proprio in questa epoca, che fa una cosa che credo che sia unica, non l'ho mai visto, perché lui ha il pianoforte che suona, c'è un bicchiere di champagne sul pianoforte, cosa assolutamente nuova come all'abile, perché se cade dentro il pianoforte è finito, che ha una sigaretta che sta così dall'angolo della bocca e sta cantando. Mai visto uno che canta e fuma allo stesso tempo, ma si vede che aveva talenti particolari. Andiamo poi a Van Dyck. Questo è forse musicalmente più interessante dei tre. È una visione molto particolare di Van Dyck, che è poi anche poema, come vedrete. Loro vedono Van Dyck come un ipersensibile effeminato. Difatti, tutti e quattro sono riflessi di loro stessi. Questo è tipico forse della gioventù, che non sono capaci di uscire dalla loro. Hanno preso quattro dipinti praticamente come autoritratti.
sono tutti e quattro esattamente ritratti di Proust e Renato Hahn, un po' melanconici, molto sensibili, molto raffinati, molto effeminati. Molto carino, mi fa un po' pensare tra Wagner e Pomeroy di Robert Schumann, delle, sì. Cambio di occhiali. Poi andiamo al prossimo, che è Watteau. Watteau è più lunga, più complicato, non sono complicati, ma è più complicato dei pezzi. E qui, anche qui forse ci sono delle fantasche, e ci sono allusioni forse anche personali. Andiamo al prossimo. Qui è l'unico che ha anche un po' di passaggi contrastanti, cioè passaggi che lui scrive tendre, expressif e poétique. Infatti qualche trovo che più che i compositori scrivono indicazioni sulla musica per dare espressioni, meno espressioni che c'è. Solo prima, sono due battute prima dell'inizio della... una parte più, sì, più leggera, più divertente, più giocosa, quindi un po' di varietà. Quindi sono pezzi molto brevi, credo che durano tutti e quattro insieme, forse 10 minuti, però sono veramente come, sì, sono ritratti di pittori, ma sono ritratti di due giovani artisti e ritratti anche di una certa società, proprio quindi che trovo che sono assolutamente validi per questo contesto. Anche che non sono pezzi che normalmente uno metterebbe in un programma normale. Quindi passiamo a Poiret. Poiret è uno dei compositori. Poiret appare in due versioni in Proust. Prima ci sono descrizioni di due pezzi particolari di Poiret, dove lui nomina Poiret, che parla di Poiret. Innanzitutto la prima sonata di violino pianoforte. Una bellissima descrizione, dove lui trova anche cosa un po' inaspettata, molto da paragonare con Robert Schumann. Però c'è un passaggio veramente bellissimo nel quinto volume, cioè quello che è da noi, il quinto volume, della prigioniera, non so com'è, non conosco i titoli in italiano, la prigioniera, quello è abbastanza facile alla fine. Dove descrive il narratore, che fino a un certo punto sarebbe se stesso, che apre una nuova composizione del compositore personaggio del romanzo, che si chiama Venturi, si mette al pianoforte e suona e ha un momento molto rilevatore che poi ispira tante delle pagine. È molto probabile che questi preludi di Poiret siano il ponte di questo passaggio, che questi sono del 1907-8, che Proust, poi sono abbastanza facili a pianoforte, quindi è molto probabile che Proust li abbia anche guardato, insomma tutto concorda, anche se non abbiamo la prova e tra poco vedremo anche esempio. Però capirete subito perché è una musica molto, 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 che avrebbe comunque, senza anche
allusione particolare, si avrebbe affascinato e ci sarebbe piaciuto a Proust. Sono pezzi veramente bellissimi. Questa atmosfera di meditazione quasi incantata, questo senso di molto interiore, molto interno, molto di raccoglimento, di che molto, molto prussiano. C'è tutta un'atmosfera magica un po', che però è molto profondamente in meditazione. Insomma, trovo molto vicino, come se stesso trovo molto vicino. Andiamo al prossimo. E questo è il secondo che suono, anche questo qui è una bellezza straordinaria. E nelle armonie così, i cavi armonici così inaspettabili, così strani, che troviamo in quest'ultimo fare, cioè, Proust prova, e questo ce lo dice, prova un po' questo senso della vita, l'artista che vede la vita è come una serie di cose inaspettabili, di sorprese, dove invece c'è il legame, sembra tutto razionale, è solo da fuori che sembra tutto inaspettabile, tutto slegato, ma i legami ci sono, legami, però legami nascosti, legami che solo l'artista riesce a rivelare. Questo è molto molto cristiano. Ogni volta va in una direzione armonica nuova. Così via. È veramente bellissimo. Io amo molto questa musica. Dunque, andiamo al terzo. E questo è quello che lui descrive con precisione. Nella recherche. E nella recherche lui sta suonando questi nuovi piccoli pezzi di Venturi, dico, e che a un certo punto suona, e poi quasi come un raggio che viene proprio dall'inconscio, che non si rende neanche conto come o la causa o cosa l'ha provocato, sorride e dice Tristan, perché evoca la musica di Tristan, che è per Proust, come per tanti altri, un po' l'effusura di bellezza musicale e di più che bellezza di significato musicale. E suonerò. Chi di voi ha riconosciuto i Tristan dentro? Forse nessuno. E questo lo dice anche lo stesso, poi vi farò vedere e sentirete. Ma lo dice Proust, dice che quei legami vengono da noi. Cioè forse Forrest stesso non aveva in mente, forse non ci pensava neanche. E che per Proust una delle grandi meraviglie della musica è proprio questa possibilità. Per Proust tutta la bellezza della vita sta a trovare questi legami, queste connessioni anche potenziali ma nascoste, e che la musica più di tutta l'esperienza umana ha la possibilità di rivelare queste connessioni, anzi per lui anche questo è anche in parte il fascino dei leitmotivi, perché ci rivelano queste connessioni.
E questa correzione dice che non ha importanza se fosse conscio da parte di Corre o intenzionato da parte di Corre, ma è proprio la reazione in più stesso che crea per lui questo momento di rivelazione e di grande gioia e di bellezza. No, uno dei temi principali del Tristan è proprio farò questa traccia. Questa salita di quattro note che vediamo la terza riga, non proprio la terza riga. Proprio queste note, questa salita, che è poca. Io francamente credo che fosse intenzionale la parte di Foray, perché è la frase musicale più citata nella storia della musica, Debussy, Alban Berg, insomma, tantissimi compositori l'hanno citato, quindi non mi meraviglierebbe per niente, ma questo non è la faccenda, non è se è una citazione o semplicemente che Proust ha questo raggio di luce, questa esperienza di rivelazione, ma è sempre, ancora una volta tutto il passaggio. Transformata. E poi se abbiamo la stessa cosa, poi che va in un'altra direzione, questo diventa un po' più complicato, comincio al posto analogo, cioè alla battuta 13, seconda riga, eccolo. Avanti in altri termini per questa stessa cosa. Quindi è un momento molto prustiano, più che un momento wagneriano, è un momento prustiano. Bene, andiamo poi in questo programma, siccome dovevo praticamente fare quello che normalmente per me sono tre programmi diversi in un programma, ho dovuto rinunciare a moltissime cose, e uno è Debussy, quindi c'è un solo pezzo di Debussy. Debussy è il compositore a cui Proust si sente più vicino, e Debussy ci sono anche se ci sono meno descrizioni di Debussy, anche perché Debussy è proprio contemporaneo di Proust, aveva 10 anni in più, però si sente come un contemporaneo, come il più importante, il più significativo dei suoi contemporanei. Ci sono però due piccoli passaggi che potrei citare. Uno è semplicemente quando c'è una signora che prende in giro, una delle grandi signore che invita a casa, che ha i salotti musicali, e che dice che, per carità, non suonate Debussy, perché io sono allergica e lui, la sua musica di fiore mi fa stranutire. Troppo molto bello questo. E l'altro è più bello forse ancora, è molto prussiano questo. C'è una signora che è molto avanzata, una signora anche abbastanza anziana, che ha le idee molto, molto avanzate, e che si lamenta perché il violinista sta suonando la sonata di Franck, che Proust è anche il narratore, amava moltissimo, di fatto la sonata di Franck è molto importante, perché è il ponte principale per la famosa Petite Phrase, la famosa sonata di Verdeuil, che in verità la sonata di Franck. Ma lei dice che io detesto tutta questa vecchia musica, vecchia, sentimentale, voglio qualcosa di moderno, di essenziale, di vero, voglio qualcosa di Debussy. Il violinista allora attacca, l'unica cosa che lui sa di Debussy, che è l'inizio di Je, credo, ma dopo qualche battuta non lo conosce più. E quindi senza l'intenzione veramente di ingannare, continua a suonare qualcosa, e quello che continua a suonare è una polacca di Meyerbeer. Dovete sapere che poi per questa società Meyerbeer sarebbe un po' il simbolo stesso del vulgare, cioè dei gusti vulgari, gusti bassi, gusti proprio da piccolo popolo, perché ancora Meyerbeer era molto amato all'opera, però proprio spicciolo, proprio amato. E dunque questo violinista che suonava, al momento che lui comincia a suonare Debussy a posto di Franck, questa signora, la Madame Cantonnet, comincia a dire, questo è sublime, questo è sublime, questo è sublime.
ma lei purtroppo non si accorge quando lui cambia mai e continua a dire, ah, questo è sublime, questo è sublime, questo è sublime. Sì, okay. Si vede che l'opinione di Proust sul suo pubblico non era cosa molto... Vabbè, e quindi quello che ho scelto di Debussy è questo preludio che ho trovato anche come disco, Les sons et les parfums tournent à l'auditoire. E l'ho scelto perché è impossibile immaginare un piccolo pezzo più pieno di allusioni di ogni genere. Perché ovviamente l'allusione principale sarebbe al poema di Baudelaire, che, di cui il titolo Les sons et les parfums tournent à l'auditoire è una citazione. Il nome del poema è Harmonie du soir, Harmonie della sera. Voici venir l'heure où vivant sur sa fille, chaque l'heure se rapport ainsi qu'un enfant roi. Les sons et les parfums tournent à l'heure du soir, valse mélancolique et langoureux vertige. Un dei pochi poesi che conosco a memoria. Non è, insomma, non è solo 16 versi. Quindi, e questo è un poema di Baudelaire che Proust, 20 anni prima, che Debussy 20 anni prima, 15 anni prima, aveva anche musicato, come lì, come con canto. E questo lì è molto, assai, più vicino all'originale. E in questo, quello che è interessante, è che le illusioni sono quasi tutte indirette, o ad altre cose, perché il poema originale è pieno di termini abbastanza concreti che Debussy, nel canto, rende in termini, è già molto tardi, se si guarda l'orologio mi preoccupo. Per esempio c'è un passaggio, le violon frémit comme un cœur qu'on afflige, il violino trema, tremi come si traduce, Dio mio, trema, e qui non c'è nessun violino, invece nel canto si sente il violino, ci sono poi tante immagini difficili da tradurre, le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige, il sole si è annegato nel suo sangue che si coagula, che non è proprio facile rendere i termini musicali, ma lui cerca un po'. Invece qui, a parte l'inizio, perché dice valse mélancolique et langoureux vertige, c'è forse qualcosa di valzer, anche se un valzer molto ubriaco, perché non è neanche in 3, insomma è in 5. Però ci sono altri valzer, c'è il valzer famoso della sesta sinfonia di Tchaikovsky in 5. Però le allusioni sono molto più complicate, perché il poema originale anche ha ispirato dipinti di Monet e altre poesie ancora di Verlaine. E lì ci sono poi allusioni secondarie in pieno. E poi ci sono, se passiamo anche all'ultima pagina, alla fine, per esempio, cosa di cui non c'è traccia nel poema, abbiamo, non so se riuscite a vedere, come une lointaine sonnerie de peur, sono i corni che suonano da lontano, li sentiamo, suono un po' prima, non mi faccio cominciare, suonano dal un battuto solo, dove abbiamo una cadenza armonica molto wagneriana. E ancora più lontano. Qualcuno sa, l'allusione qui proprio non ha niente a che fare con Baudelaire qui. C'è un poema molto famoso di Alfred de Musset che parla che non c'è niente di così romantico, dice anche, come il suono dei corni nella foresta lontana. Quindi questo pezzo è, Debussy in certe composizioni fa un'allusione alla fine, alla morte del romanticismo, quasi come commenti storici,
nelle proprie opere, che fa un altro compositore, anche Mahler un po'. C'è per esempio, ci sono quattro canti di Debussy che si chiamano Les Poses Lyriques, dove lui stesso ha scritto le poesie, e sono, sa che Debussy comincia come grande wagneriano, poi rompe, anche se lui rimane il grande amatore di Wagner, lui deve trovare piste nuove, che trova. E questi Poses Lyriques sono praticamente il suo addio dal mondo wagneriano, sono molto molto wagneriani, e dall'ultimo, proprio verso la fine, c'è una frase con una terza citazione da Parsifal, che era il grande amore di Debussy, che dice «Où sont les chevaliers du Graal?», dove sono i cavalieri del Graal. E quindi il testo rappresenta, e dopodiché non ha più scritto in questa maniera, è un po' il suo. E questo anche, perché questa allusione ai corni più francesi è veramente allusione al mondo di Debussy, al mondo del romanticismo, è un po' come questa visione lontana del romanticismo che fu, che non c'è più. Ok, e questo è un tipo di rapporto anche molto prussiano. Dunque, ora andiamo a una cosa che discuterò molto poco, perché se no non finirei mai, è che i Wagner, dirò un po' quello che ho fatto. Ho scelto un passaggio molto insolito come trascrizione, che sarebbe la prima scena del Decameron, la scena delle norme. Semplicemente sono questi tre figure che rappresentano il destino, che stanno lì una specie di buio con la corda del destino, che raccontano in maniera molto rituale cose che sono successe prima, cose che sono successe ora, cioè il passato lontano, passato immediato e poi il futuro. E c'è in un ordine abbastanza, e sempre con domande quasi da formula, che poi porta al prossimo, tutta la scena però in un senso di sonno, di incoscienza, che tutto come se sommerso nell'incoscienza, che loro rappresentano un po' la voce dell'incoscienza universale, e poi alla fine della scena invece rompe la corda è già sempre più estesa, sempre più in pericolo, e la corda del destino rompe e loro scompaiono alla fine della scena. Questo è l'inizio del Decameron, insomma, questo è molto breve come descrizione. L'importanza di questa scena è innanzitutto come descrizione del sonno, della sonnolenza, ma innanzitutto dell'inconscio, come proprio dell'inconscio umano, anche universale, e dell'uso dei leitmotiv, perché nessuna scena nel Ring ha un uso così fluido, così flessibile di leitmotiv, dove appaiono decine, se non centinaia, di leitmotiv diversi, ma sempre in confusione, cioè che non si può più distinguere molte volte quale sia. Io potrei dare tanti esempi, ma non è il caso, sì, perché parlo solo di come questa musica si è manifestata. Ma ci sono due grandi manifestazioni letterarie delle tecniche musicali del Norman. Uno è l'inizio dell'Anschluss di Proust, il preludio, il famoso preludio di Hugo XVI, dove lui descrive come si sente nel mondo tra sonno e risveglia, e che uno, le confusioni, poi motivi del sonno che entrano poi nel mondo della sveglia, che non hanno più senso e che poi si riergono nel sonno, e che lui lì, e che noi i lettori non possiamo capire, non possiamo sapere, accenna a tutti i personaggi del romanzo che viene, e a quasi tutti i temi. L'unico personaggio non citato è Albertine, e però cita i nomi dei personaggi normalmente con nomi diversi o termini diversi, con titoli diversi, perché cambiano di nome, perché cambiano di titoli, e quelle, tutto volutamente sommerso nell'inconscio, cioè con termini di insicurezza, di fluidità, di mistero e di questo senso un po' confuso, fuori del tempo. E poi, questo rappresenta sotto molti riguardi l'espressione musicale di quello che sarà la tecnica di Finnegan's Wake. In Finnegan's Wake abbiamo tantissimi passaggi, e poi Joyce imita non solo questo uso molto fluido dei motivi principali, ma anche il senso rituale di questa scena. Abbiamo tante scene, in Finnegan's Wake ci sono punti cruciali, che sono le leggende
a cui ci sono milioni di allusioni, ma le leggende celti vengono raccontate forse 12 punti diversi, e sono tutti esattamente della forma di questo, di formule, di domande e risposte, che hanno un certo ritmo formulario che si ripete. Qualche volta si riconosce che in quelli più difficili, quello del navigatore norvegese e il sarto, che forse è il punto più difficile di tutto, Telegram Wake, praticamente l'unica maniera che il lettore ha per capire che lui è nel verso della leggenda è quando si comincia a riconoscere i ritmi tipici di questi rituali, domande e risposte che abbiamo esattamente in questa scena. Io non pretendo che sia un'imitazione o un sviluppo conscio della parte di Joyce, però certamente Joyce tantissime volte in Seneca Slack evoca il nome di Wagner e Seneca Wagner, anche se piuttosto triste anche il Ring, però tecnicamente è molto molto molto, se non simile, analogo. Quindi cosa ho preso di questo? Quindi ho trovato che esiste stranamente una trascrizione dell'inizio di questa scena di un certo Josef von Wirth, che era croato, ma ovviamente tedesco, che per moltissimi anni era direttore dell'Universal Edition, la grande casa editrice musicale a Vienna, e che fece questa trascrizione. E che l'inizio dell'opera, comincia con una frase che dovrebbe evocare un po' un senso universale, un risveglio, però non un risveglio, un addormentarsi universale, di sommergere proprio dall'inconscio. Poi andiamo veramente giù, proprio dall'inconscio. Scena, insomma, io posso fare un'analisi completa di questa scena, ci vorrebbero veramente ore, ma non lo faccio. Ma anche qui, in queste poche righe, abbiamo tante allusioni a motivi che non è assolutamente un uso concreto, realista, razionale. Per esempio, normalmente questo qui sarebbe il Reno, ma il Reno non c'entra assolutamente. Ma invece è un po' un simbolo dell'universo, che diventa un po' universale, che tutto è molto fluido, simbolico, allusioni. E poi c'è anche il fatto, e questo è un fattore importante in Joyce, che il lettore, o in questo caso l'ascoltatore, ha già sentito tre opere, è già pieno di queste cose, è tutta musica che già vagamente conosci, già hai sentito, hai associazioni libere, non sai neanche che cosa, quindi flottano un po' così in questo senso di inconscio, che è un territorio embrionico per tante possibilità musicali e artistiche.
andiamo. Poi, volevo aggiungere, non mi so. Finito, ora vado. Io ho finito la cena. Io confesso che c'è molto più suono che vero. Molto più. E se c'è qualcuno che dopo il concerto, che saprà dirmi esattamente a che punto non è più vero, è solo suono, vi suonerò, non so, Gute Demo intero al pianoforte. Invece poi io ho attaccato, ho trovato una modulazione un po' stupida, però riesce comunque, attacco questa scena delle nonne con un'altra scena di Gute Demo che viene dal terzo atto molto famoso, la marcia funebre di Siegfried. E questo ho adoperato la trascrizione di Busoni. Quindi una trascrizione ufficiale, però bene della mia, francamente, ma insomma, quando c'è ufficiale bisogna anche adoperarla, insomma, mi sembra. Però la marcia funebre che viene citata da Thomas Mann e anche da Proust, e in Proust si suona, e in tutti e due, Thomas Mann e Proust, Wagner viene sempre suonato pianoforte. Le iscrizioni wagneriane in tutte e due, con un'eccezione, sono non all'opera, non al teatro, ma suonato sul pianoforte. In quell'epoca si suonava sul pianoforte, perché non c'erano dischi, così si faceva. Ma la marcia funebre adopera completamente un'altra concezione del leitmotiv. Qui non siamo assolutamente nell'incontro, né nel mondo del sonno, di confusione, di cose. Qui siamo proprio nel mondo del ricordo, della potenza della musica di darci il senso del tempo vissuto, del passato vissuto, che acquista un senso elegiaco, un senso anche di grande tristezza, di potenza, di significato personale per noi, perché ci fa rivivere tutti questi temi che passano qui, che abbiamo vissuto nelle altre opere, cioè la situazione, eccetera. Quindi è molto più completo, anzi molto, molto più completo. Dove sono? Sì, insomma. Andiamo avanti al prossimo, che abbiamo tanti temi che facciano qui. Qui abbiamo, ora che segue, abbiamo praticamente in tre battute tutta la storia di Sigmund Sieglinde rivissuto, rivisitato, e acquista tutto un senso. Questo è un po' il miracolo della musica, se vogliamo, il miracolo della tecnica wagneriana, che abbiamo questo senso di una cosa che noi ci ricordiamo come in due sensi, la nostra esperienza come ascoltatore, che due sere fa, perché non dimentichiamo che Wagner concepiva il Ring come un'opera che bisognava vedere in seguito, non come si fa ora a Firenze, per esempio. Infatti Wagner era scandalizzato e molto opposto quando Ludovico ha insistito per fare i Valchieri da solo. Quindi l'ascoltatore che si ricorda, anche i personaggi, quindi c'è un po' doppio ricordo, doppio senso del tempo passato. Dunque, passiamo alla seconda parte del programma, in grande fretta, siamo qua. Dunque, comincio la seconda parte con la trascrizione di Liszt, del famosissimo Lied di Schubert, del Lindenbaum, il Tiglio, italiano, il Tiglio. Perché?
Come sapete, forse la musica è importantissima, anche non solo nel Dr. Faustus, ma anche nella Montagna Incantata, anche perché ci sono l'uso di leitmotiv, è il primo romanzo dove Manci dice che veramente adopera la tecnica di leitmotiv nel senso wagneriano. Ma a parte quello, c'è un capitolo famoso verso la fine del libro dove il protagonista Hans Castorp, il sanatorio hanno comprato un gramofono per suonare i dischi, nuova invenzione, e lui diventa l'ossessione del protagonista di ascoltare certi dischi, e ci sono descrizioni di cinque passaggi musicali. C'è di Carmen, il finale di Aida, di Faust, il romanzo di Valentino, Prelude della Famiglia da Pum, sì. E l'ultimo, e sono descrizioni bellissime e importanti, e l'ultimo è questo lead, il figlio. E di questo lead Thomas Mann poi scrive delle cose abbastanza sorprendenti, perché questo lì, tutti i passaggi scelti, e lui ha evitato Wagner per motivi molto importanti, perché non vorrebbe che si potesse identificare troppo il protagonista della Montagna Incantata con Mann stesso. Quindi evita Wagner perché sapeva benissimo che lui era molto identificato con Wagner, un grande wagneriano. Anzi, poi i gusti di questo ragazzo sono molto più modesti, sono gusti più modesti. La musica per Thomas Mann misura il tempo e dà significato al tempo, però anche crea dal tempo il senso di incantesimo. È questo incantesimo del tempo che ci fa perdere il senso del tempo passato, ci fa affondare un po' in questo presente continuo eterno, è uguale simbolicamente, ma forse non tanto simbolicamente, all'attrazione della morte. E l'attrazione della morte è il tema principale della Montagna Incantata. E Thomas Mann dice, proprio parlando di questo figlio così innocente, così pieno di nostalgia, c'è un paradiso perduto, forse mai conosciuto bene, che continua a dirci, vieni a me e troveresti la pace. Ma dice che è uno capace di adoperare con sangue freddo la potenza di questo lì, potrebbe mettere in schiavitù l'umanità completa. Tutta l'umanità, un po' profezia verso Hitler in un certo senso, perché il fascino della morte è talmente forte per l'essere umano che saper utilizzarlo non come l'uso innocente di questo piccolo e meraviglioso lead, ma in grande. E non per caso, quando vediamo Hans Castorp alla fine, che sta probabilmente per morire, non sappiamo, che soldato della prima guerra mondiale, che viene poi attaccato, che non si sta sempre. Poi si alza perché non è stato toccato, cosa fa? Canta il figlio tra di sé. Quindi questo è un significato molto, molto pesante. La musica come forza di incantesimo straordinario, unico, però di grande pericolo. Perché è irrazionale, e incarna le forze irrazionali, e queste forze irrazionali ci possono anche portare verso l'abisso. Quindi, la tradizione purtroppo non rende, Liszt non ha la stessa visione di questo Liszt che aveva Thomas Mann, ma insomma è quello che c'ho. Il preludio già ci porta a questo, e qui c'è il corno, che poi Liszt userà molto più di Schubert, ma ci vediamo all'inizio. Molto molto semplice, andiamo al prossimo. Purtroppo lì mette un accenno molto trionfante che non ci sta. Schubert è tutto nostalgico che finisce con piano, che è sempre lì. Però usa un elemento pianistico che spesso, e che vedremo in Beethoven, che
dovrebbe evocare il senso della sospensione del tempo, perché proprio sospende il tempo, che è il trillo che rimane sempre sospeso così, e che qui lui usa moltissimo se prendiamo la seconda riga. E poi i corni. Non è molto Schubert, però almeno ha reso un po' l'idea di Thomas Mann. Allora, arriviamo alla fine, l'ultimo pezzo di questa serie è l'ultimo pezzo di quello che era la prima mia serie qui, le sonate di Beethoven, l'ultima sonata di Beethoven, ma qui appare, perché c'è questa discussione, questa conferenza sulla 111 in Dr. Faustus di Thomas Mann. E l'argomento, il titolo della conferenza è perché manca il terzo tempo del 111. Perché, come sapete, forse vi ricordate, la 111 ha solo due tempi. E non ci sono altre sonate, però l'unica in cui il secondo tempo è un adagio, cioè ha due aspetti strani, avere solo due tempi, quando ci sono degli altri. Sì. Però finisce con l'adagio, che è una cosa che non si faceva, insomma, che non si faceva. E il punto, io preferirei che voi andaste a leggere in casa la conferenza di Kretschmer, che è complicato e molto ricercato, e sa molto di Adorno, che consigliava Thomas Mann sui commentari musicali. Ma innanzitutto fa vedere come tutta la sonata è una preparazione per la fine, e che la fine finisce in maniera non solo definitiva per questa sonata, ma in un certo senso è un finire definitivo per le sonate di Beethoven, anche per la musica, cioè che nessuna musica meglio della 111 dà un senso di completezza. E il ruolo del 111 del Dr. Faustus è di comparare quest'opera, che trova una trascendenza anche se molto analitica, molto cerebrale, molto complicata, pieno di elementi tedeschi, diciamo, come avrebbe detto forse, cioè tedeschi come gli scienziati della musica, però al tempo stesso che trova trascendenza e trova un completezza umana, artistica, sociale, assoluta. Invece le composizioni di Levertune, un grande genio anche lui, quello protagonista del libro, lui tradisce la naturalezza, tradisce l'anima, diciamo, lui ha venduto l'anima al diavolo per la capacità assoluta di controllare gli elementi, per la tecnica, diciamolo, e così ha perso l'anima, ha perso questa completezza, questo senso che di compiutezza, Poland, traduzioni sono terribili, non si può, questo senso della assoluta completezza della cosa che manca e che qui viene presentato come il potenziale della musica, che invece il povero Levertune ha veduto l'anima, che non ha, e la Germania neanche, ovviamente riflette la Germania. Quindi vado molto molto in fretta perché so che è molto tardi, non oso neanche guardare che ore sono. Ok, devo fare in 5 minuti tutto, vedrete. Dunque, l'introduzione della 111 innanzitutto crea una tensione enorme, una tensione armonica innanzitutto, ma anche una tensione drammatica. Fa una risoluzione armonica e se ne va subito un altro, cioè che va un altro, continua, cioè che tutta l'introduzione è una situazione armonica assolutamente instabile, piena zeppa di tensione, di senso, noi diciamo in inglese è incinto per quello che sta per succedere, è pregnante, però è del tutto instabile. Andiamo al prossimo, e quando arriviamo al primo tempo in sé, anche quello che sembra definitivo, poi non lo è. Ma questo sembra molto definitivo.
che evita che, anche con questo ritardando che lui ripete tante volte, che va avanti, che stabilisce ma non ci lascia stare, che va sempre, crea sempre ancora questa grande tensione, diciamo. E anche il secondo tema. Il secondo tema non stabilisce mai neanche una tonalità. Tutti questi accordi non sono risolti, perché non sono posizione giusta, insomma non c'è mai un solo posto dove si potrebbe fermare. È tutto a portare avanti e va avanti. Ok, andiamo, anche noi andiamo avanti. E così tutto il primo tempo, poi arriviamo all'ultima pagina del primo tempo. Delle tradizioni più straordinarie della storia della musica, come lui, dopo tutta questa tensione, tutta questa violenza, tutto viene calmato così, in così poche battute, però è sempre, finiamo con fiato sospeso, cioè non finisce con un senso di arrivo, sì, con un senso di c'è ancora di aspettare, cioè, e si aspetta quello che si aspetta e quello che segue poi la rietta, che è famosa. E che anche qui, anche se in questa edizione, che è pessima devo dire, aggiungono variazioni. Questo ho molto discusso quando ho fatto su Beethoven, ma questo ultimo tempo, che è uno dei grandi miracoli della musica, sembrerebbe in forma variazioni, anzi variazioni perfette, variazioni, praticamente ci sono due tipi di variazioni, questo ne ho già parlato, ma variazioni dove il tema rimane identico e semplicemente viene decorato in altre maniere. La mia immagine personale è quella della core che si fa davanti al pubblico in tanti costumi diversi, però è sempre il stesso core. Questo è un tipo di variazione. L'altro tipo di variazione è dove il compositore ricostruisce il tema e poi lo ricostruisce. E quindi è un lavoro molto più analitico, più dove le differenze tra tema e variazione sono molto più grandi, molto più fondamentali. Tutte le variazioni, per esempio, di Mozart sono del primo tipo, e anche la maggior parte delle variazioni di Beethoven fino a un certo punto della sua vita. Ma lui a questo punto scrive moltissime variazioni verso la fine della vita, ma ha quasi completamente abbandonato il primo tipo di variazioni come elementi solo decorativi. E in tanti altri testi, quartetti 127, quartetto 132, variazioni di Abelli, la sonata 109, per esempio, le variazioni sono delle ricostruzioni complete del tema. Invece qui no, il tema rimane tale quale, semplicemente ogni volta più veloce, con valori ritmici che cambiano, fino a un certo punto. Però Beethoven molto attentamente non ci dice variazione. In tutti gli altri casi Beethoven dice tema e variazione. Variazione 1, variazione 2, qui no. Dice arietta. Arietta. Qui ovviamente abbiamo trovato la pace che non avevamo dall'altro tempo. Qui solo Beethoven arriva a questo senso di pace assoluta, di tranquillità così interna, risentita. Andiamo avanti. Sì, prima variazione, per esempio, semplicemente prende il tema. Thank you.
sì, poi andiamo al prossimo, che dove siamo? Ah sì, io ho saltato una, la seconda variazione continua, non dice seconda variazione, questa edizione sì, ma no, Beethoven no, è ancora una volta più veloce, poi terza, questo famoso perché sembra jazz, per le nostre... Beethoven non conosceva jazz, ma insomma, ha un po' qualcosa che con questa elettricità ritmica che ha, e poi cosa abbiamo? Poi abbiamo ancora, sì, non sicopate, ma anche il semplice fatto che siccome era, allora questo bra, e anche questo, non solo sincopi, ma questo bra, che ci fa pensare, perché nel jazz non sono mai uguali le note, e neanche qui non sono mai uguali, perché fa parte della variazione, anche quello, però anche sincopi, tutti e due. Quindi cambia, sono sempre in variazione, ma cambia un po' il carattere, questo qua, che comincia una battuta prima della vostra pagina. Molto scuro, e poi invece la risposta, questo se avete alla fine della pagina. Così abbiamo Beethoven, queste sfere dell'ultimo Beethoven che sono solo un po' solo sue. Queste, sì. E poi abbiamo questo miracolo della forma, che dopo queste cinque variazioni perfette, cioè ogni variazione riflette esattamente il tema, stesso numero di battute, stessa struttura armonica, che è quello che è più significativo. Poi Beethoven invece, dove? Due. All'inizio rompe, però all'inizio non capiamo cosa è solo una transizione. Una serie di, non voglio sforare troppo, è una serie di modulazione che ci porta molto lontano, cioè tutta una serie di modulazioni, di aperture con i frammenti del tema, tutte cose che sono da sonata, da sviluppo di sonata, e lui ha, difatti non lo sappiamo ancora, ha abbandonato come variazione, proprio nella strada ha abbandonato variazione e ha preso come sonata, e questo lo sappiamo, andiamo al prossimo. In un passaggio, il passaggio chiave della sonata, cioè il passaggio proprio, e che dimostra proprio il momento di arrivo, se parliamo di completezza di questa sonata, che è in questa, voglio essere sicuro che siamo a quello giusto? Sì, giusto? Visto variazione quinta, non dimenticare che questo assolutamente è sbagliato, dovrebbero implicare tutti gli editori, dovrebbero essere messo al muro. Comincerò, Dio mio, dove? L'ultima battuta della seconda riga. Ancora modulazione. Ritorno dal tema, ma è la ripresa in forma sonata, che viviamo questo momento magico del ritorno a Do maggiore, che è un... più
più completo possibile, come punto di arrivo a Monaco che arriviamo, e quello che sarebbe una variazione diventa il fratello. Difatti non è variazione perché noi andiamo avanti. Che comincia invece, e questo arriviamo molto vicino alla conferenza di Klitschmann e Thomas Mann, e comincia a accentuare, a separare un elemento del tema che ha già fatto. Queste tre note che vediamo, se comincio già, sì, comincio già la seconda battuta. Che proprio sottolinea questo elemento, e che poi andiamo alla fine, e poi c'è quello che sarebbe l'ultima variazione, ma la viviamo come coda di prima giornata, che quando torna il tema, che questo non è sulla vostra pagina, che il tema arriva sotto i trilli per creare, come anche nel Superfield, se posso steso. Anche molto difficile. E qui invece, dopo un'ultima versione del tema, un po' in forma, un po' abbreviato, abbiamo la seconda battuta della seconda riga, abbiamo questo elemento finale che poi viene molto sottolineato in Thomas Mann, questo finale, ultima, proprio ultima, trasformazioni di questa che lui ha evitato completamente un certo usanza armonico, quello del sud dominante, che poi entra qui. Dio mio, è difficile cominciare. Oh, comincio a capo pagina. Qui abbiamo poi il congedo finale. Poi aggiunge una appoggiatura che non ha mai fatto prima. Non è solo di questo Thomas Mann fa tutto quattro pagine di estasi. E poi passiamo proprio alla fine, le ultime battute, come ultimo segno di conclusione definitiva. Tutto questo è sempre stato in discesa per tutto il tempo, senza eccezione, e abbiamo... Così che finisce. Bene, ho finito, anch'io. Grazie. 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 Anziché applaudire, magari qualcuno mi potrebbe fare una domanda, o almeno una reazione a live della stasera, in fretta, perché sennò non riusciamo più a mangiare. Poveri noi. Stasera non c'è... Sì? No. Sì, è un'ottima domanda. C'era molto penale tonale in Brand. In live? No, però c'è molto... Non avete sentito? No, perché forse... La domanda era sul suonato di eyes e volevo sapere se c'era molto uso del pedale tonale. Il pedale di mezzo, si chiama così, quello che tiene solo certe note. Perché all'inizio sembrava che ci fosse molta vibrazione. Sì, perché lui crea questi bassi seduti, però praticamente non usato quasi.
l'ho usato forse una sola volta e lui non lo scrive mai. Quindi è semplicemente un gioco di sonorità sua, ma non è proprio uno solista. Però è interessante, perché è vero che lui cerca di creare questo senso di molta risonanza, di molta sì, che, come se ci fosse come se ci fosse il pedale tonale. Le è piaciuto il pezzo? L'ho trovato molto acrobatico. Acrobatico, lui è sempre un po' acrobatico, anche perché la scrittura è un po' acrobatico. E Kreisleriana invece? Il? Kreisleriana, lo so. Ah, quello mi è piaciuto moltissimo, proprio sì, un pezzo, cosa... è un pezzo veramente fantastico. Sì, ah, è okay. Acrobatico. No, no. Aspetta, aspetta, arriva il microfono. Aspetta il microfono. Secondo me questa lezione merita un corso successivo. Io la considero un'introduzione a un corso successivo che potremmo fare. Sì, perché... abbiamo in inglese un'espressione che dice dalla tua voce al Dio, all'orecchio di Dio. Magari fosse così. Come no, detto, no, possiamo scrivere questo. Io so più o meno di che cosa vorrei parlare in un prossimo appuntamento. Vediamo se c'è. Allora, ma purtroppo non dipende da me. Va bene, questo pensiamo anche un po' noi. La domandina proprio banale, banale, anche se tutti sappiamo che un po' Dale è Frank in Proust, però si può dire che, diciamo, quando lui parla della piccola frase sta dicendo la sua idea, notice, come lui vede il light, come lui interpreta il leitmotiv. Infatti, questo è molto, molto giusto quello che dici, che mentre la petite phrase, la sonata è piuttosto la sonata di Frank, la petite phrase in sé pare che sia invece una melodia dell'ultimo tempo della prima sonata di violino pianoforte di Saint-Saëns, compositore che non piaceva molto a Proust, forse per la seduzione di Reynaldo Hahn, non lo so, ma anche perché no, probabilmente anche perché Saint-Saëns era un neoclassico e a Proust detestava il neoclassicismo. Il neo di qualsiasi tipo, però il fatto sta che credo che, come sai, Frank ha adoperato il tecnico dei motivi nelle sue opere cicliche, lui cerca nel ritorno di temi di altri altri movimenti di evocare un po' il tecnico del leitmotiv, innanzitutto di far suonare i temi in circostanze del tutto nuove, così che sembrano nuove ma sono vecchie. Perché Frank, la trasformazione di Frank come compositore avvenne con la scoperta di Wagner, e che col quintetto, e che alla prima esecuzione del quintetto, lui che era sempre stato un alleato di Saint-Saëns come neoclassico, antitedesco, eccetera, eccetera, e quando Saint-Saëns ha sentito il quintetto, dopo il primo tempo si alzò e diceva traditore, e se ne andò sdegnato. Perché Frank aveva scoperto Wagner nei concerti L'Amoureux a Parigi e che l'ha trasformato. E infatti tutto il Frank che noi suoniamo oggi, il quintetto, variation symphonique, sinfonici, i due pezzi pianoforte, il preludio e fuga e il preludio finale, sonata violino, la sinfonia in re minore, tutti sono scritti negli ultimi 10 anni della sua vita dopo la scoperta di Wagner. E invece prima ha scritto un mucchio, un enorme, di cose che noi oggi non sentiamo mai. È interessante questo, ma. Basta? Quindi a domani, grazie.